Benvenuti a questo ciclo di incontri dedicati all'introduzione a una tradizione che vuole leggere nella Divina Commedia non solamente il grande poema del poeta più grande d'Italia, il fondatore della nostra lingua, anzi proprio l'autore della nostra lingua, ma anche una sorta di mappa e di istruzioni per compiere con lo spirito un viaggio, il viaggio più importante che ogni uomo compia nella propria vita. E quindi in questi 10 piccoli incontri, brevi incontri, noi tratteremo proprio la dottrina che s'asconde sotto il velame dei diversi strani. I nostri primi 3 video saranno proprio dedicati agli studiosi appartenenti fino a una certa epoca all'Accademia che hanno sostenuto queste tesi e le hanno riscontrate studiando l'opera di Dante. Successivamente parleremo del primo grande studioso di Dante che fu proprio Boccaccio e poi sarà proprio Dante a parlarci di se stesso e della sua dottrina. A seguire affronteremo brevemente il tema di Beatrice, sempre in quest'ottica, e poi 2 tematiche che suscitano sempre la curiosità degli appassionati di Dante, Dante Templare e Dante Astrologo. Ci avvieremo poi alla conclusione, definendo alcune caratteristiche della struttura matematica e simbolica della Divina Commedia per chiudere con la profezia del Veltro, cioè con Dante, profeta. E quindi siamo pronti per cominciare.